Allora, se dovessimo fare un riassunto di questa serata, potremmo dire che l'operetta vegana entra in chiesa sul TikTok? Bellissimo, meglio di così, direi che è perfetto, sì. Come è stata questa serata di riapertura per Donne in Canto? Siete tornate da Torino, qui a Sant'Ilario, mancavate dal 2017? Esatto, non pensiamo più di tornare perché sappiamo che questa rassegna per noi è un po' al top, quindi essendoci già stati abbiamo detto ma sì, la nostra soddisfazione l'abbiamo avuta, invece Giorgio ha creduto in noi e ci ha richiamato. Ecco, questa sera noi abbiamo vissuto un momento di bellissima leggerezza, però non è mancato lo sguardo attento nel sapere che la tecnica, la maestria, quante arti avete portato qui a Sant'Ilario questa sera? Sì, principalmente la musica, perché diciamo che proveniamo dall'ambiente musicale, ma sì, sicuramente c'è anche molto teatro fisico, c'è un po' di danza, anche se accennata così, e poi c'è la comicità che diciamo che guarda un po' al mondo del clown, ecco. Anche se non abbiamo il naso rosso, però ci ispiriamo comunque ai personaggi clowneschi. E poi c'è stata anche un po' quella struggente malinconia dei Pierrot. Può essere, beh, questo è un ottimo commento, vero? Sì. Nessuno mai ci ha fatto questa... Beh, perché sicuramente ci sono dei momenti anche in cui ci sono dei riferimenti musicali, quindi insomma sono anche riferimenti ad una musica intensa, a volte anche un po', tra virgolette, drammatico, certo. Triste, insomma. Quindi sì, malinconico. Malinconico, esatto. Paola, però ci hai ricordato quanto la musica classica sia alla base veramente di tutto. Sì, diciamo che si può partire da lei e poi sperimentare. Direi che è la chiave, diciamo, vincente per creare anche linguaggi nuovi, quindi sì, è una buona base di partenza. L'avete detto qua ai presenti, lo diciamo anche a tutte le persone che ci ascolteranno in questo video, chi ha collaborato con voi per la messa in scena di questo spettacolo? Sì, allora, fondamentale la regista, Luisella Tamietto, che è un'attrice comica di Torino, e anche fondamentale è stato l'apporto di Nicola Montoni, che è stato il consulente per quanto riguarda l'aspetto, consulente artistico per gli aspetti musicali, registici, attoriali e anche scenici dello spettacolo. Bene, allora vi aspettiamo per la terza volta, Donne in Canto. Volentieri. Speriamo, se non c'è due senza tre, esatto. Speriamo. Allora, se dovessimo fare un riassunto di questa serata, potremmo dire che l'operetta vegana entra in chiesa sul TikTok? Bellissimo, meglio di così, direi che è perfetto, sì. Come è stata questa serata di riapertura per Donne in Canto? Siete tornate da Torino, qui a Sant'Ilario, mancavate dal 2017? Esatto, non pensiamo più di tornare perché sappiamo che questa rassegna per noi è un po' al top, quindi essendoci già stati abbiamo detto ma sì, la nostra soddisfazione l'abbiamo avuta, invece Giorgio ha creduto in noi e ci ha richiamato. Ecco, questa sera noi abbiamo vissuto un momento di bellissima leggerezza, però non è mancato lo sguardo attento nel sapere che la tecnica, la maestria, quante arti avete portato qui a Sant'Ilario questa sera? Sì, principalmente la musica, perché diciamo che proveniamo dall'ambiente musicale, ma sì, sicuramente c'è anche molto teatro fisico, c'è un po' di danza, anche se accennata così, e poi c'è la comicità che diciamo che guarda un po' al mondo del clown, ecco. Anche se non abbiamo il naso rosso, però ci ispiriamo comunque ai personaggi clowneschi. E poi c'è stata anche un po' quella struggente malinconia dei Pierrot. Può essere, beh, questo è un ottimo commento, vero? Sì. Nessuno mai ci ha fatto questa... Beh, perché sicuramente ci sono dei momenti anche in cui ci sono dei riferimenti musicali, quindi insomma sono anche riferimenti ad una musica intensa, a volte anche un po', tra virgolette, drammatico, certo. Triste, insomma. Quindi sì, malinconico. Malinconico, esatto. Paola, però ci hai ricordato quanto la musica classica sia alla base veramente di tutto. Sì, diciamo che si può partire da lei e poi sperimentare. Direi che è la chiave, diciamo, vincente per creare anche linguaggi nuovi, quindi sì, è una buona base di partenza. L'avete detto qua ai presenti, lo diciamo anche a tutte le persone che ci ascolteranno in questo video, chi ha collaborato con voi per la messa in scena di questo spettacolo? Sì, allora, fondamentale la regista, Luisella Tamietto, che è un'attrice comica di Torino, e anche fondamentale è stato l'apporto di Nicola Montoni, che è stato il consulente per quanto riguarda l'aspetto, consulente artistico per gli aspetti musicali, registici, attoriali e anche scenici dello spettacolo. Bene, allora vi aspettiamo per la terza volta, Donne in Canto. Volentieri. Speriamo, se non c'è due senza tre, esatto. Speriamo.